Buongiorno cari amici, vi parla Fernando Candiotto dalla città di Buenos Aires in Argentina. Oggi è un giorno molto speciale, continuiamo il corso che abbiamo iniziato 2 settimane fa parlando sul Elohim Ercole e continueremo oggi con un tema che considero molto interessante, le 12 fatiche di Ercole. Questo sarà il tema, l'argomento della lezione di oggi e sicuramente dalle prossime lezioni in cui continueremo parlando sulle 12 fatiche di Ercole, astrologia metafisica. Scusatemi. La bibliografia raccomandata per questo corso la state guardando sullo schermo, il libro 7 raggi di Rubén Cedeño e il libro Meditazioni quotidiane che potete trovare sia in formato ebook sulla nostra pagina Facebook o anche scrivere un messaggio privato richiedendo il libro in formato cartaceo. Bene, andiamo avanti. Chi è il potente Ercole? Ercole fu conosciuto come il salvatore dell'umanità per aver realizzato 12 fatiche per controllare la sua personalità e conquistare l'ascensione. Tutto ciò che lo studente spirituale deve fare ha un rapporto con le 12 fatiche di Ercole. Forse qualcuno di voi si chiede, ma veramente c'è stato, esistito Ercole? Sì, veramente, un essere che è vissuto durante l'ultima età dorata greca. E la memoria della sua esistenza, della sua vita è rimasta fino ai nostri giorni attraverso la mitologia, attraverso il mito, la leggenda. Ma dentro di questo mito, sia totalmente vero o parzialmente vero, è rimasto un grande insegnamento, perché, come vedremo subito, Ercole è stato, o meglio direi, Ercole è uno degli studenti spirituali modello. Non ci sono tanti, non ci sono molti, soltanto potremo parlare di 3, vedremo chi sono, e uno di questi è il potente Ercole. Vedremo cos'è uno studente spirituale modello. Uno studente spirituale modello è un essere che segna il modo di essere o la condotta di uno studente spirituale perfetto, i passi che ogni educando spirituale nel mondo deve seguire, perché la sua vita nella sua totalità è un vivere discepolare esemplare che non lascia senza toccare nessuna delle fasi della vita di uno studente spirituale comune. Cioè, uno studente spirituale modello non è solo un esempio da seguire in qualche aspetto. Potremmo dire che tutti i grandi saggi, santi, maestri di saggezza sono stati anche modello almeno di una o di diverse qualità da seguire. L'umiltà di San Francesco, il perdono di tanti santi, la fede, il servizio di Santa Teresa di Calcutta. Ma quando parliamo di uno studente spirituale modello, parliamo di un essere che tutta la sua vita non lascia senza toccare ogni aspetto della vita di uno studente o di un discepolo che segue
il sentiero spirituale in quest'epoca e o in qualsiasi altro periodo della storia. Vi dicevo prima che ci sono tre studenti spirituali modello di cui possiamo parlare. Uno di questi, molto conosciuto per tutti gli occidentali, fu il maestro Gesù, che nei cinque momenti culminanti della sua vita caratterizza le cinque iniziazioni maggiori. Le iniziazioni sono cinque tappe in cui possiamo dividere il sentiero spirituale e ogni iniziazione rappresenta un'espansione di coscienza. E le cinque iniziazioni maggiori vengono rappresentate da cinque tappe o cinque, come vi dicevo, momenti culminanti della vita di Gesù. La prima è la nascita di Gesù a Betlemme, che rappresenta la nascita del Cristo dentro il nostro cuore, dentro la grotta oscura del nostro cuore. È il risveglio della nostra coscienza cristica. È anche il pieno controllo del corpo fisico. La seconda iniziazione viene rappresentata dal battesimo nel Giordano, che rappresenta sempre quando appare l'acqua. L'acqua è simbolo delle emozioni, della natura sentimentale. E la seconda iniziazione, il battesimo, è il controllo del mondo emozionale. La trasfigurazione sul monte Tabor raffigura in qualche modo il controllo della mente, del corpo mentale, quando Gesù diventa tutta luce. La crocifissione, o come dice Rubén Cedeño, la positivizzazione, è il pieno controllo della personalità, è la positivizzazione della personalità. E la quinta iniziazione, l'ascensione, che marca la fine della nostra evoluzione dentro il regno umano e il passo, l'ingresso nel regno dei maestri ascesi, nel regno spirituale. Un altro maestro che anche fu o è uno studente spirituale modello è il signor Gautama. Nella storia della sua vita, il Buddha rappresenta il sentiero verso l'illuminazione, le diverse tappe o i diversi passi. Per esempio, il primo, senza dubbi, commiserarsi della sofferenza altrui. Quando per prima volta il signor Gautama osserva un vecchio, un malato, un morto, e si rende conto che la vita nel piano fisico, quando non sappiamo nulla, quando c'è ignoranza, è una vita piena di sofferenze. Il secondo passo è rinunciare. Ricordiamo che il signor Gautama era un principe, rinunciò al suo palazzo, alla sua famiglia, per andare alla ricerca dell'illuminazione, entrare in meditazione e attraversare le sette sfere, illuminarsi, ma dopo raggiungere l'illuminazione, rinunciare al nirvana, dopo mettere in movimento la ruota del Dharma, che significa comunicare l'insegnamento spirituale, perché tu non puoi essere né egoistico, non puoi avere motivazioni egoistiche, tu devi cercare l'insegnamento spirituale. Prima devi mettere in pratica quell'insegnamento, liberarti delle diverse apparenze negative, ma dopo tu devi pensare agli altri, o sempre, dall'inizio tu devi pensare
Io sto cercando l'insegnamento, sto mettendo in pratica l'insegnamento spirituale perché voglio servire, voglio aiutare l'umanità, liberare gli esseri umani dalla sofferenza. Quella è la vera motivazione di uno studente spirituale, sia modello o no. Dopo comunicare il vuoto che è stato l'insegnamento più profondo dal signor Gautama e alla fine raggiungere l'estinzione finale o ciò che in India chiamano il Mahaparinirvana, l'estinzione finale. Bene, e dopo il terzo studente spirituale modello è Ercole. Ercole, nelle sue fatiche, presenta simbolicamente le esperienze di uno studente lungo il sentiero del discepolato, specialmente le debolezze da superare e le qualità da svolgere ed esteriorizzare in ogni fase del sentiero spirituale. Attraverso le sue fatiche, Ercole ci mostra cosa dobbiamo fare per controllare e purificare la nostra personalità, la nostra natura inferiore e raggiungere finalmente l'ascensione. Quando parliamo della personalità, ricordiamo che stiamo parlando di corpo fisico, corpo di carne e ossa, la vitalità che anima, che dà movimento al corpo fisico, la natura emozionale, che è anche un corpo, il corpo emozionale o corpo astrale, ciò che ci permette di sentire emozioni positive o negative. Ovviamente dobbiamo cancellare, o meglio direi trasmutare, le negative. E anche controllare il corpo mentale. Vedremo la prossima settimana quando cominceremo a parlare sulle prime fatiche di Ercole. Ricordate, ogni fatica è stata svolta sotto l'influsso di un segno zodiacale. Comincia lo zodiaco e cominciano le fatiche di Ercole sotto il segno di Ariete, e il primo compito che ha dovuto fare Ercole è controllare il pensiero, il secondo controllare il mondo emozionale. Ciò che impariamo durante le prime lezioni di metafisica: controllare la mente, perché se tu non controlli la mente non serve il resto, non serve a nulla. Bene, andiamo avanti. Come vedremo dopo, l'oracolo di Delfi mise a Ercole sotto gli ordini di Euristeo. Euristeo rappresenta, dentro il mito di Ercole, il suo maestro. È il maestro che gli indicò quali erano i lavori che doveva compiere Ercole per controllare la sua personalità e finalmente raggiungere l'ascensione. Ma andiamo prima un po' più lentamente, sì? Oggi parleremo di diversi aspetti che ci permetteranno di capire il senso delle fatiche di questo grande essere di luce. Esistono scuole e gruppi spirituali che offrono l'opportunità di vivere il discepolato spirituale, cioè il sentiero spirituale, secondo ciò che gli studenti spirituali modello indicano con la loro vita. La metafisica è una di queste scuole, anche se non è l'unica. E quando si concludono gli studi di base, ciò che impariamo durante il corso di pilastri della metafisica, in cui impariamo il pensiero positivo,
i sette principi universali, i sette raggi, lo sviluppo, il risveglio e lo sviluppo della coscienza cristica, il potere del io sono, risolvere le situazioni fisiche che appaiono, anche emozionali, che appaiono nella nostra vita attraverso l'uso dell'insegnamento spirituale. Tutto questo sarebbe l'insegnamento, il ciclo base della metafisica. Quando finiamo questo livello, se vogliamo andare avanti, potremmo continuare con il ciclo esoterico. Dentro il ciclo esoterico impariamo i requisiti per i requisiti del sentiero spirituale, i requisiti che, mettendoli in pratica, ci permettono di andare avanti nel sentiero delle iniziazioni maggiori. Ok, la prima tappa, quando una persona trova l'insegnamento, trova il suo gruppo, la prima tappa è stata definita, potrei dire poeticamente, da Rubén Cedeño, come la luna di miele con l'insegnamento. È quel periodo in cui lo studente si sente innamorato dell'insegnamento, trova solo bellezza e perfezione nella sua vita, nel suo gruppo spirituale, nel suo facilitatore. Pensa più o meno così: sì, che buono è il mio facilitatore, che carino, che spirituale. È bello trovare un gruppo dove ci sono persone che pensano come me, a cui piacciono le stesse cose che piacciono a me. Quella è la luna di miele, sì, che può durare un paio di settimane, mesi, anche i primi anni, perfino. Ma dopo questo periodo, dopo la luna di miele, cominciano ad apparire di solito lavori, prove, che lo studente accetta volontariamente, non è un obbligo, ma sarebbe positivo accettare queste prove. Può anche rifiutarsi di viverli, anche se con questo perderebbe l'opportunità di avvicinarsi ad un contatto più vicino con il suo Cristo interno. Cioè, queste prove sono prove. Che cosa viene messa a prova? La pratica che stiamo facendo dell'insegnamento spirituale. Saremmo provati o siamo provati all'uso che facciamo del perdono, del pensiero positivo, quanto abbiamo sviluppato di coscienza cristica e quanto abbiamo svolto la coscienza di prosperità, la coscienza di salute, ma direi soprattutto a volte il perdono, l'umiltà, il discernimento, che è il primo requisito del sentiero spirituale. Ci sono quattro requisiti che dobbiamo compiere, sviluppare fino a certo grado per raggiungere la prima iniziazione, cioè il pieno risveglio della coscienza cristica. Questi requisiti vengono insegnati dal maestro Kuthumi in un piccolo libro chiamato Ai piedi del maestro. Qui ci parla prima di tutto del discernimento, secondo l'assenza di desideri egoistici, l'assenza di desideri negativi, terzo retta condotta e quarto amore. Ma di solito quando cominciamo a studiare questi argomenti, cominciano anche le prove. Lo studente accetta la segnalazione dei suoi errori e difetti con l'intento di correggerli, perfezionandosi così
per ottenere una più stretta identificazione con il suo Cristo interiore. E durante questo periodo anche lo studente dai piani sottili, dai piani interni, potrebbe essere occasionalmente osservato da un maestro di saggezza che guarderà se un giorno in futuro quel studente forse sarà in grado di essere accettato da lui come un discepolo, sempre con l'obiettivo, la motivazione di aiutare e servire l'umanità, perché non c'è un altro motivo per entrare in rapporto con un essere di luce o con un maestro di saggezza. Come vedremo, tutte le fatiche, tutti i lavori che fece non soltanto il maestro Gesù e anche il signor Gautama, perfino Ercole, le 12 fatiche di Ercole sono stati servizi resi da Ercole all'umanità per liberare dalla sofferenza all'essere umano. Bene, vedremo ora che ciascuno, come vi ho detto precedentemente, che ciascuna delle fatiche di Ercole è collegata a un segno zodiacale e per questo motivo qui di seguito condivideremo alcune premesse di base sull'astrologia metafisica che dobbiamo tenere in considerazione. In metafisica, quando studiamo astrologia, non è allo scopo di fare gli oroscopi e sapere cosa accadrà domani, dopo domani. No, no, non riguarda assolutamente niente di questo. Vedremo cos'è l'argomento di base dell'astrologia metafisica. Quando siamo nati, con il nostro primo respiro, si è impressa nei nostri corpi inferiori la radiazione degli esseri di luce che vivono nei corpi di soli e pianeti che si trovano nello spazio intorno a noi. Ora, come accade questo? Come è possibile? Stiamo parlando di esseri di luce che vivono nei corpi di soli e di pianeti, anche direi di galassie o costellazioni. Vedremo subito. L'argomento è questo. Ogni corpo nell'universo, sia un corpo umano, un corpo atomico o un corpo celeste, cioè un sole, un pianeta, è il veicolo di espressione di una coscienza. Così come il nostro corpo fisico più la nostra personalità, il corpo fisico, la vitalità, le emozioni, la mente, sono il veicolo di espressione di una coscienza che nel caso dell'essere umano è la presenza io sono, il nostro vero sé, il nostro spirito. Ugualmente, un pianeta come la Terra, per esempio, è il corpo di espressione di una coscienza enorme, immensa, come un pianeta, che viene chiamato con il titolo di Logos planetario. Vedremo che cos'è un Logos. Oggi questa carica è portata avanti dal signor Gautama. Il signor Gautama è il Logos planetario del nostro pianeta. E ogni pianeta del sistema solare ha un Logos planetario. Logos è l'essere che sostiene un pianeta, un sole o un universo e riceve rispettivamente il nome di Logos planetario, Logos solare o Logos cosmico. Quando parliamo del Logos cosmico, staremmo parlando
di ciò che chiamiamo Dio, la mente universale. Cioè il logos cosmico è l'essere di luce, la mente universale che sostiene tutto l'universo, tutto il cosmo. È anche un logos. Cioè l'universo manifesto, l'universo materiale che siamo in grado di osservare, guardare o percepire attraverso le cinque sensi, è il corpo fisico della divinità. Dio non è qualcosa che si trova lontano da noi. Noi, come dice San Paolo, viviamo, ci muoviamo dentro di Lui. Perché? Perché l'universo materiale è il suo corpo fisico. E così, per esempio, il logos solare del nostro sistema solare è conosciuto con i nomi di Helios e Vesta, maschile e femminile. Helios e Vesta sono i logos solari del nostro sistema. Bene, astrologia. L'astrologia è lo studio, la comprensione e l'assimilazione della sapienza divina che si esprime in questi esseri di luce. L'influenza della radiazione cosmica che essi versano sulla Terra e sulle nostre correnti di vita, e come questa ci può benedire e aiutare nel nostro piano divino di evoluzione. Cioè l'astrologia studia l'influsso o la radiazione che esprimono questi esseri di luce, o i logos solari, i logos planetari o i logos cosmici, un logos cosmico. Per esempio, ci sono 12 costellazioni molto importanti per il nostro sistema solare, che sono le 12 costellazioni zodiacali. Ricordiamo prima che cos'è lo zodiaco. Lo zodiaco è una fascia immaginaria formata da 12 costellazioni attraverso la quale passa il sentiero immaginario che il Sole traccia nel cielo. Quel sentiero immaginario viene chiamato anche l'eclittica, man mano che la Terra ruota intorno al Sole. Per esempio, ogni volta, in ogni momento in cui la Terra gira intorno al Sole, sempre dietro il Sole possiamo osservare una delle 12 costellazioni zodiacali che formano questa fascia immaginaria, lo zodiaco. I maestri di saggezza ci parlano sul vero zodiaco. E dice così: nel momento in cui Helios e Vesta decisero di creare questo sistema solare, 12 grandi esseri di luce si offrirono volontari per magnetizzare, concentrare e irradiare la loro natura dodecupla. Questa natura dodecupla cosa significa? Che il corpo causale del nostro Sole, di Helios e Vesta, così come il nostro corpo causale ha 7 sfere, vi farò vedere, guardare subito, datemi un attimo. Ecco, qui lo vediamo. Il nostro corpo causale ha 7 sfere. Perché noi stiamo evolvendo dentro un universo settuplo. Il nostro sistema solare è un sistema solare settuplo con 7 raggi, e il nostro corpo causale ha 7 sfere. Ma in passato, quando Helios e Vesta
non erano ancora dei soli, facevano parte di una galassia dove c'erano 12 raggi. E come l'universo va dalla diversità all'unità, in questo sistema solare ci sono 7 raggi e rimangono 5 raggi nascosti. Infatti nel prossimo sistema solare ci saranno soltanto 3 raggi, perché vi dicevo, l'universo va dalla diversità verso l'unità. Ma in passato c'erano 12 raggi. Quando è finito quel sistema solare e hanno deciso di creare Helios e Vesta, l'attuale sistema solare, l'attuale galassia, 5 raggi sono rimasti nascosti e soltanto si manifestano 7. Ma la natura interna di Helios e Vesta è una natura duodecupla, e per questo motivo, attraverso le 12 costellazioni zodiacali, arrivano ancora alla nostra vita o a tutto il sistema solare l'influsso di quella natura che hanno sviluppato Helios e Vesta durante un sistema solare precedente. Ma voglio essere molto chiaro, perché c'è qualcuno che non ha capito bene questo. Sta parlando che ci sono 12 raggi. Non ci sono 12 raggi. I raggi sono 7, soltanto 7. Azzurro, dorato, rosa, bianco, verde, oro rubino e violetto. Ci sono stati 5 raggi in più in un universo precedente. Se tu continui a pensare o a parlare che ci sono 12 raggi, è perché tu sei rimasto in un passato molto molto lontano. Tu devi guardare verso il futuro, sì? Oggi il presente è un presente settuplo. Ci sono 7 raggi e in futuro ci saranno soltanto 3 e alla fine soltanto 1, perché in realtà ogni raggio è parte, una fascia dello grande spettro solare, che è soltanto la luce di Dio. La luce di Dio è soltanto una, che può essere divisa in 7 raggi, in 3, o che sono i 3 raggi primari, o semplicemente ricordare che c'è una unità. Ok, bene, andiamo avanti. Lo zodiaco originale si riferiva ai 12 templi cosmici di questi grandi esseri che si trovano intorno all'aura del Sole. Cioè, intorno all'aura del Sole ci sono 12 templi. Attraverso ogni templo arriva a noi la radiazione di una delle 12 costellazioni che rappresentano una qualità all'interno dell'aura del nostro logo solare. Nel corso dei 12 mesi, mentre il pianeta ruota intorno al Sole, una delle 12 potenti virtù fluisce sul pianeta durante 30 giorni e nutre i corpi interni della sua gente. Cioè, l'influsso o la radiazione di ogni costellazione rappresenta una qualità divina, una benedizione che Dio ci offre, quasi direi fisicamente, attraverso le stelle, attraverso i pianeti, attraverso le costellazioni. L'influsso di queste costellazioni è sempre positivo, mai può essere negativo. E come vedremo, man mano andremo avanti con lo studio delle 12 fatiche di Ercole, e parleremo un po' di ogni segno zodiacale,
ogni segno zodiacale rappresenta una qualità, una potente qualità positiva, divina, che condiziona, diremmo positivamente, alle persone che nascono sotto il suo influsso. Scusatemi. Bene, ricordiamo che gli esseri umani, stiamo guardando in questo, sullo schermo in questo momento, qualcosa che dovrei ricordarvi, che lungo l'anno, lungo i 12 mesi dell'anno, la Terra fa un giro intorno allo zodiaco, un giro immaginario. Ma c'è anche, cioè, in 12 mesi noi riceviamo almeno durante 30 giorni più o meno l'influsso di una delle costellazioni zodiacali. Ma anche c'è un grande orologio cosmico e un fenomeno astronomico del quale abbiamo già parlato un paio di volte, la precessione degli equinozi. Che cosa significa o rappresenta questo fenomeno? La Terra e tutto il Sistema Solare gira intorno a un grande, grande orologio cosmico composto dalle 12 costellazioni zodiacali, e il Sistema Solare fa un giro completo a questo grande orologio in un ciclo che ha una durata di quasi 26.000 anni durante un po' di più di 2000 anni, 2100 anni, siamo sotto l'influsso di una di queste costellazioni zodiacali. Per esempio, durante le 2000 anni precedenti siamo stati sotto l'influsso dei pesci, perciò si parla dell'era dei pesci. Da metà del XX secolo ci troviamo sotto l'influsso della costellazione di Acquario, perciò si parla che ci troviamo nell'era dell'Acquario. Questo ci parla delle ere. Una era ha una durata di più o meno 2000 anni e ci sono due cicli che si svolgono parallelamente. Uno, il ciclo delle 12 costellazioni zodiacali, e l'altro è il ciclo dei 7 raggi, che ha una durata di 14.000 anni. Questo significa che durante una era siamo sotto un doppio influsso. Per esempio, in quest'era dell'Acquario riceviamo la radiazione della costellazione di Acquario e parallelamente la radiazione del raggio violetto, che è il raggio più attivo durante questo periodo. Durante la precedente era dei pesci eravamo sotto l'influsso della costellazione dei pesci, che vedremo qual è l'influsso, qual è la qualità caratteristica, e anche sotto la radiazione del raggio oro rubino, della devozione, della pace. Prima ancora, durante l'era dell'Ariete, eravamo sotto il raggio verde della salute, della scienza, della guarigione. Era l'era di Mosè, per esempio, l'era in quale era adorato l'Ariete in Egitto, per esempio. Bene. Come vi ho spiegato precedentemente, non c'è alcuna influenza maligna proveniente da quei 12 focolai cosmici. E quello è importantissimo di capire e di accettare anche.
che non c'è qualcosa come un influsso negativo di un pianeta o di una costellazione. Dico perché c'è chi dice, ah, l'Ariete hanno quel carattere, il mio marito è Toro, ha un carattere terribile, testardo, eccetera, gli tolgo potere. Cosa accade in realtà? L'influsso è sempre positivo. Questo accade anche con i sette raggi. Ma siccome gli esseri umani, quando ancora non abbiamo sviluppato pienamente la nostra spiritualità, la nostra coscienza cristica, di solito abbiamo dei difetti, delle caratteristiche negative, si parla, per esempio, dei difetti dei raggi. Quando parliamo dei difetti di un raggio, non vuol dire che il raggio ha dei difetti o delle caratteristiche brutte. No, non è così. Vuol dire che quando un essere umano negativo ancora, che non ha sviluppato la coscienza cristica, è sotto l'influsso di quel raggio, di solito manifesta delle caratteristiche negative proprie. Si capisce? Ok. Lo stesso accade con le costellazioni zodiacali. Hanno un influsso. Quando diciamo l'Ariete, il Toro è testardo, per esempio, non è che l'influsso della costellazione del Toro fa che la persona sia così. È la persona che, non essendo ancora pienamente positiva, sotto la radiazione della forza, il potere del Toro, può manifestare delle caratteristiche negative. Bene, vedremo cosa ha fatto Ercole in ogni costellazione. Man mano passava per ogni segno zodiacale, Ercole esprimeva le sue caratteristiche, che come abbiamo detto sono sempre positive le caratteristiche di ogni segno. Secondo, otteneva qualche nuova conoscenza di se stesso e così avanzava nell'autoconoscenza, cioè nella consapevolezza di sé. Terzo, attraverso questa conoscenza, Ercole dimostrava il potere del segno e acquisiva i doni che il segno conferiva, cioè sviluppava nuovi poteri e alla fine superava le sue tendenze naturali, controllando e governando il suo destino e dimostrando che gli astri inclinano ma non obbligano. Cioè vinceva le tendenze e ne controllava la sua natura inferiore. Molto bene. Ricordiamo che Ercole è oggi uno dei sette Elohim della creazione. Gli Elohim sono i grandi architetti dell'universo e i primi a portare alla manifestazione le virtù dei sette raggi. Loro apportano le qualità divine dei sette raggi a livello mentale e i nomi con cui vengono conosciuti sono sullo schermo. Ercole è l'Elohim del raggio azzurro, della forza e il potere. Cassiopea è l'Elohim del raggio dorato, della saggezza. Orione, l'Elohim del raggio rosa, dell'amore. Chiarezza, l'Elohim del raggio bianco, della purezza. Vista, l'Elohim del raggio verde, della concentrazione e consacrazione. Tranquillità, l'Elohim della pace, del raggio oro rubino. E Arcturus, l'Elohim del raggio violetto, della trasmutazione. Durante la lezione precedente abbiamo parlato un po' di cosa sono gli Elohim, qual è
il loro compito, potete trovare o guardare di nuovo, se volete, la lezione precedente cercandola dentro la nostra pagina Facebook. E c'è questo potente decreto che possiamo fare per attirare e sviluppare le qualità del potente Ercole. Ogni volta che ci manca la forza, l'entusiasmo, la voglia di vivere, possiamo affermare: io sono la forza e il potere di Ercole. Di nuovo, io sono la forza e il potere di Ercole. Grazie Padre. Ercole è l'Elohim della decisione, che incarna l'entusiasmo e la volontà di fare. Nel racconto della sua storia ci viene detto solo quello che fece, non quello che disse. E potremmo affermare, come Ercole, io sono un essere d'azione. Sentite. Durante la vita del Maestro Gesù, nel racconto della vita del Maestro Gesù, ci viene detto che cosa faceva Gesù, ma anche cosa comunicava, insegnava. Lo stesso accade con la vita del signor Gautama, che ha parlato durante 45 anni. I sutra richiede quanto? Quasi tutta una vita soltanto per leggere ciò che è stato comunicato dal signor Gautama, di tanto che ha parlato. Ma nel mito o la leggenda di Ercole soltanto si ci viene detto cosa ha fatto, non cosa ha detto. Perché un essere di raggio azzurro è un essere di azione. E anche c'è un altro messaggio un po' nascosto, che il cammino al cielo, il sentiero verso il cielo, è pieno di buone intenzioni. Non è sufficiente avere delle buone intenzioni. Ogni motivazione, ogni idea di aiutare gli altri deve diventare un'azione, deve diventare un servizio manifesto, visibile, tangibile. Quando soltanto rimane come un buon desiderio, quel buon desiderio è alla fine un cancro che ti impedisce di agire. Mi tolgo potere, non rimanere seduto, fermo, senza fare nulla. Ripetiamo come il potente Ercole: io sono un essere d'azione. Dice l'amato Elohim Ercole: Dio mi liberi dall'uomo indeciso. Ercole intraprendeva tutte le sue fatiche con coraggio e senza paura. Ercole avanzava, a volte senza pensare, come vedremo, e perciò ha commesso degli errori, ma sempre agiva senza paura. Questa è una caratteristica degli esseri del raggio azzurro. E anche noi potremmo sviluppare questo atteggiamento affermando o decretando: io sono la forza, il coraggio, il potere di migliorare attraverso ogni esperienza, qualsiasi essa sia, e resto allegro, sollevato, pieno di pace e armonia in ogni momento per la gloriosa presenza io sono. Grazie Padre. Bene, parleremo un po' ora dei primi anni di Ercole e del simbolo nascosto tra questa storia così interessante. Il primo che dovremmo sapere è che
Ercole era figlio di un dio, di Zeus, e di una madre mortale, una madre umana, chiamata Alcmena. Questo è da per sé già da capire o da riflettere. Alcmena e Zeus, la madre e il padre di Ercole. Alcmena era una madre terrena, Zeus un padre divino. Alcmena rappresenta la materia, Zeus lo spirito, cioè Alcmena simboleggia la personalità e Zeus raffigura l'io sono, rappresenta l'io sono. Ci sono stati altri avatar o altri grandi maestri di saggezza che erano figli di madre terrena e di padre divino, come per esempio il maestro Gesù. Anche il signor Gautama, si parla che è stato concepito dalla madre Mahamaya e di un elefante, sì? Che è simbolo del dio della saggezza. Anche Krishna è stato figlio di una madre terrena e un padre divino. Tutti erano esseri nella cui nascita non è intervenuto un padre fisico. Cioè, erano semidei, ma soltanto loro sono semidei. No, in realtà no. Anche noi siamo figli dell'unione dello spirito e la materia. La presenza io sono e la personalità. Il nostro vero sé, il Cristo interno, il Figlio divino, è il risultato dell'unione dello spirito e la materia. La presenza io sono e la personalità. Vediamo l'immagine della presenza io sono sullo schermo. Dall'unione della presenza io sono e la personalità nasce il Cristo interno, il Figlio divino. Il Figlio divino rappresentato da Ercole, rappresentato dal Maestro Gesù. Nel caso di Ercole, il Padre Divino è Zeus, la Madre Divina, la Materia, la Personalità è Alcmena. Andiamo avanti. Ma Ercole ha avuto un fratello gemello. Erano due gemelli. Ercole e Ificle. Ricordiamo che Alcmena ha avuto una notte d'amore fantastica con Zeus, ma lei era una donna sposata con un uomo, con il re Anfitrione. E perciò si parla che di questi due gemelli uno era figlio di Anfitrione, Ificle, e l'altro era figlio di Zeus, Ercole. Uno rappresenta il corpo, Ificle, figlio della materia, e l'altro era figlio di Dio, era l'anima, il Cristo interiore. Ificle, il corpo, era l'io inferiore, ed Ercole, simbolo dell'anima del Cristo interno o dell'io superiore. E cosa ci viene detto? Che dopo la nascita Ercole uccise il suo fratello gemello Ificle. Cosa vuol dire questo? Non è che era un assassino il bambino Ercole. Questo significa che lui eliminò la dualità interiore rappresentata dal suo fratello, che aveva paura. Infatti, egli riconosce, Ercole riconosce se stesso come anima incarnata in una personalità. Ed ora in poi questa comprensione
doveva illuminare e guidare tutti i suoi atti. Cosa? Non so se vi è molto facile di capire. Uccidere il fratello che rappresenta il corpo. Per quasi tutti gli esseri umani non ci sono molti esseri umani che siano così identificati con la loro personalità da non capire che c'è qualcosa al di là del corpo fisico. Beh, perché? Perché chi è pienamente identificato con la personalità non ha problemi, non ha dualità. Ma di solito è una persona molto materialista, negativa. Mano a mano cominciamo a sviluppare la coscienza, cominciamo a renderci conto o a sentire che c'è qualcosa al di là del corpo fisico. E cominciamo a pensare di essere un corpo fisico con anima. Pensiamo, io sono un essere umano. Ho un corpo, o sono un corpo e ho un'anima. E quell'anima, che sarebbe la coscienza, cominciamo a capire che ha una voce propria, la voce della coscienza, della consapevolezza, che a volte non è la stessa voce del corpo fisico. La personalità ha dei propri desideri, a volte molto egoistici o negativi, e la coscienza ci parla di fare un'altra cosa. Ma Ercole era andato al di là di quella situazione. Lui aveva capito di essere un'anima con corpo, perché in realtà noi non siamo un corpo con anima. Noi siamo un'anima, noi siamo il Cristo interiore, e a volte, quando siamo incarnati, abbiamo un corpo fisico. Quello aveva capito Ercole, si era identificato con il suo vero sé, cioè con il suo Cristo interiore. Si era reso conto di essere il Cristo interiore e che doveva controllare, o diremmo, uccidere psicologicamente la personalità rappresentata dal suo fratello gemello Ificle. Spero sia stata chiara la spiegazione. Era la sposa di Zeus, no? Simboleggia il Cristo interiore. Lei mandò al bambino Ercole i due serpenti della materia e dell'illusione. Da quando uno è spiritualmente appena nato, deve uccidere in se stesso i serpenti della materia e l'illusione, per lasciare vivo solo il serpente della saggezza. E quando il bambino Ercole osservò, essendo nella culla, queste serpente, prese con le sue mani i serpenti e li strangolò. Quello è uccidere l'illusione della materia, la menzogna che viene rappresentata. Vengono rappresentate di queste due serpenti. Nella Bibbia appaiono altri serpenti, ricordate la serpente del giardino dell'Eden o il drago nell'Apocalisse, sì, un drago, una serpente, sempre sono simboli della materia e soprattutto dell'illusione. Il serpente della materia, vedremmo, il serpente della materia e dell'illusione appaiono a Ercole quando era ancora un bambino e si trovava nella culla, e sono stati ammazzati dal bambino con le proprie mani. Una rappresenta
Il serpente, uno rappresenta il serpente della materia, simbolo della credenza che il corpo è l'io, credere che siamo un corpo fisico, che il mondo materiale è l'unica realtà e che quella realtà materiale è permanente. E l'altro è il serpente dell'illusione, che è simbolo dell'ignoranza, l'ignoranza dei principi universali, l'ignoranza di credere che siamo esseri separati dall'essere universale, dalla totalità della vita. E questa ignoranza, che è il serpente dell'illusione, è la causa di tutti i desideri egoistici e di tutta la sofferenza umana, praticamente. Questo è anche il serpente che viene calpestato dalla Madre Maria e che dovrà uccidere di nuovo durante l'ottavo lavoro, l'ottava fatica Ercole, quando ammazzerà l'idra di Lerna, che è il simbolo dell'illusione finale. Bene, e c'è un terzo serpente, che è il serpente della saggezza, che si presenta quando le altre due sono state eliminate. Osserviamo questi serpenti, per esempio, nella corona di Vishnu, che è il Cristo cosmico di Oriente, la seconda persona della Trinità indiana, anche Nagaraja o il re dei serpenti che ha protetto il signore Gautama durante la sua meditazione. E nella corona dei faraoni appare anche questo serpente della saggezza, che simboleggia il chakra Sahasrara aperto quando la persona raggiunge l'illuminazione. E dopo c'è una situazione molto negativa nella vita di Ercole, che sarà la causa per cui dovrà portare avanti le 12 fatiche, che è la follia di Ercole. Era il Cristo interiore, fece impazzire Ercole, e così Ercole uccise la sua famiglia. Questo simboleggia alcuni studenti spirituali che quando entrano nel sentiero spirituale diventano come pazzi, distorcono i valori, vogliono essere più spirituali della spiritualità, abbandonare la famiglia, il lavoro, gli amici, tutto per lo spirito. Altri abbandonano il facilitatore perché lo considerano un intermediario improprio, lasciano i gruppi e fanno degli errori terribili, terribili. E dimenticano soprattutto che il lavoro, la famiglia, gli amici sono il campo d'azione dove lo studente deve cominciare a mettere in pratica l'insegnamento spirituale. Quelle persone che diventano fanatici all'inizio soprattutto e pensano che devono lasciare la famiglia, lasciare il lavoro, soltanto voglio meditare, andare a meditare dentro una grotta alle montagne. No, fermati, tranquillo, tranquillo. Devi continuare prima di tutto abitando qui, alle grandi città, dove tu puoi fare qualcosa per aiutare gli altri, rendere un servizio che sia utile all'umanità. E soprattutto la tua famiglia, il tuo lavoro, i tuoi colleghi, i tuoi amici sono il campo di servizio dove tu devi mettere in pratica ciò che stai imparando. Il pensiero positivo, il perdono, l'umiltà, l'amore compassionevole, la felicità, la coscienza di salute, e così sviluppare ed esprimere, manifestare visibilmente dentro la tua famiglia, dentro il tuo mondo, il mondo che ti circonda,
le qualità del tuo vero sé, del tuo Cristo interiore. Perché a volte quando accade ciò che è accaduto a Ercole, finisci per perdere gli amici, la famiglia, il lavoro e la vita viene quasi distrutta, la vita dello studente che cade nel fanatismo, nell'egoismo spirituale, perché a volte tutto questo viene fatto per il desiderio il desiderio spirituale egoistico. E vediamo qui questo dipinto di Alessandro Turchi che raffigura Ercole uccidendo sua moglie Megara e i figli, qualcosa di terribile. L'aspirante sacrifica tutto e tutti per lo sviluppo dell'anima. La determinazione fanatica di fare progressi spirituali e l'ambizione spirituali rendono distruttivo e squilibrato l'aspirante e a volte è molto difficile vivere con lui, con una persona così, che deve cercare la via di mezzo insegnata dal signor Gautama. Bene, quando al risveglio della follia, mosso dalla colpa, Ercole pensava di suicidarsi, ma Teseo, un amico, anche un eroe, lo convince a cercare l'aiuto dell'oracolo di Delfi. State guardando i resti archeologici dei tempi di Delfi, in Grecia, dove c'era il famoso oracolo. La Sibilla delfica è stata raffigurata tante volte, ma sicuramente la più bella immagine che è arrivata ai nostri giorni è quella che è stata dipinta da Michelangelo Buonarroti. E in questo tempio, per il tempio di Apollo, era iscritta anche la famosa massima: uomo, conosci te stesso. Che ci parla o ci ricorda che il sentiero spirituale è un sentiero di autoconoscenza. E proprio qui fu dove Apollo, lo spirito, la divinità, attraverso l'oracolo, spiegò a Ercole cosa doveva fare per cancellare, trasmutare tutto il negativo che aveva fatto, distruggendo la sua famiglia, uccidendo, ammazzando i suoi figli durante la follia, con tutti questi errori che aveva commesso durante la prima tappa del suo sentiero spirituale. E anche queste fatiche sarebbero portato allo sviluppo dell'autoconoscenza, della consapevolezza di sé. Vedremo, e con questo già arriviamo alla fine di questa lezione, che Apollo, attraverso la Sibilla delfica, gli dà a Ercole un nuovo nome, perché originalmente Ercole si chiamava Alcide. Gli impone 12 fatiche e promette che quando concluderà le 12 fatiche sarà diventato un essere divino e potrà vivere con gli dèi, cioè con gli esseri di luce. Ercole fu conosciuto in Grecia come Eracle, che significa la gloria di Era. Era è simbolo di psiche, l'anima o Cristo interno. E quindi Eracle vuol dire la gloria del Cristo interiore. E quindi così il suo nome, il nome di Eracle, che sarebbe conosciuto dai latini come Ercole,
Il suo nome sintetizzava la sua missione, che era manifestare sul piano fisico il suo Cristo interiore. Che bello! Possiamo affermare, questo era il nome di Ercole, un'affermazione, un decreto. Io sono la gloria del Cristo interiore. Grazie Padre. La cosa strana di Ercole come studente spirituale modello, a differenza del Signore Gautama e del Maestro Gesù, è che ha commesso molti errori. Nelle 12 fatiche si parla apertamente di loro come fonte di apprendimento. Non sappiamo in realtà se Gesù o il Signor Gautama hanno commesso degli errori, forse anche, ma durante il racconto delle loro vite non si parla di quell'argomento, soltanto di ciò che hanno fatto perfettamente, che forse è stata così la loro vita, e anche del loro insegnamento. Invece vediamo che durante nel mito di Ercole viene raccontato soltanto ciò che ha fatto, anche degli errori, ma quegli errori sono una fonte di saggezza per tutti noi, sapere cosa fare. Fonte di apprendimento. Un altro fatto sorprendente è che Ercole rifletteva sui suoi errori, ma non si fermava su di loro. Andava avanti come se non avesse fatto nulla di male. Cioè Ercole riflette sui suoi errori e compie azioni per correggerli, come vedremo. Già nella prima fatica ha commesso il primo errore, ma non cade mai nel senso di colpa o di autocommiserazione, che sono degli atteggiamenti che non portano da nessuna parte. Il meglio sempre, dopo di commettere un errore, fare qualcosa per rimediare, correggere l'errore e dopo invocare la fiamma violetta. E così finiamo la lezione di oggi invocando insieme a Ercole la fiamma violetta del perdono per tutti gli errori che abbiamo commesso e per gli errori di tutta l'umanità. Tutti insieme. Io sono la legge del perdono e dell'oblio e la fiamma violetta trasmutatrice che consuma e dissolve tutti gli errori commessi da me e da tutta l'umanità. Grazie Padre. Amici, siamo arrivati così alla fine di questa attività. Abbiamo cominciato oggi a parlare sulle 12 fatiche di Ercole. Prima di concludere vorrei approfittare questi minuti per salutarvi, salutare a Rosa Gioiella, un bacione grandissimo, Noemi Barchiesi, Anna Brito, Franco Trabasi, Adelia Diev, anche Silvina Saucedo, L'Umbertoro León, Jules Violeta, Greti Peralta, Sandra Quiroga, Marina Gómez, Tindara Maimone, Marisa Calabria, Araceli Rodríguez, Anna De Falco e a tutte le persone che hanno inviato i loro saluti. Un bacione grandissimo. Vi ricordo, la prossima domenica continueremo con questo corso e proprio andremo avanti con le prime fatiche di Ercole. Oggi abbiamo fatto un'introduzione, una
lunga introduzione ma molto importante, perché ci permetterà di capire con maggior chiarezza l'argomento di ogni fatica. E se lo considerate necessario, potete rivedere la lezione, che rimarrà registrata sulla nostra pagina Facebook. Un abbraccio grandissimo. Vi ricordo la bibliografia raccomandata, che potete trovare sulla nostra pagina Facebook in formato ebook o anche in formato cartaceo. Se la volete in formato cartaceo, scrivete un messaggio privato richiedendo il libro. E vi ricordo che noi non percepiamo denaro per queste conferenze, e il modo in cui vengono coprite le spese, pagate le spese, è attraverso la donazione volontaria che ognuno di noi può offrire. Finiremo facendo la benedizione della nostra donazione volontaria, affinché venga moltiplicata e sempre nostra vita sia piena di provvista. Affermiamo insieme: potente presenza di Dio, questa è la tua opera, è il tuo lavoro. Tu hai tutto il potere per rifornirci. Benedici la nostra provvista illimitata di denaro e di tutto il bene, affinché si moltiplichi nelle nostre mani e nell'espansione di questo insegnamento. Grazie Padre, perché oggi è tutto coperto. Grazie Padre. Grazie mille amici, sono Fernando Candioto, vi ho parlato dalla città di Buenos Aires in Argentina, e vi invio un grandissimo abbraccio. Ci troviamo la prossima settimana, la prossima domenica. Grazie.